Ciao gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Giulia e sì, sta per iniziare un vlog perché domani sera partiamo perché abbiamo una gara, quindi sarà un dance vlog. Andiamo nelle Marche, più precisamente a Porto San Giorgio per, come al solito, una gara di ballo che questa volta sarà un pochino speciale, ma non vi voglio anticipare il perché non voglio farvi tutto il pippone iniziale. Quindi adesso io vado a fare la valigia perché domani sono in ufficio. Quindi torno a casa dall'ufficio, prendo le cose e parto. Faccio la valigia adesso. Magari vi faccio vedere velocemente qualche spezzone, ma sono le solite cose che porto sempre, tranne il vestito che è nuovo. Forse non ho ancora fatto un vlog col vestito nuovo. La valigia fatta, ho messo, tra l'altro la valigia è nuova, è di un colore fighissimo, me l'ha regalato mio fratello per il compleanno. Dicevo, ho messo da questo lato tutte le cose varie, phon, accessori, ombrello, deodorante, eccetera. Di qua ho messo tutti i vestiti e l'infradito, non porterò scarpe di cambio, ma solo quelle che metto su. Poi ho preparato qua la borsa per il palazzetto in cui in realtà poi ci ho infilato dentro anche quello che mi metto quando vado al palazzetto, ovvero vabbè, la maglietta della scuola, la felpina, eccetera, eccetera. Probabilmente peserà più la borsa che la valigia, però c'è stato tutto. Spero di non aver dimenticato niente. Ah no, il cibo. Adesso vado a preparare il sacchettino con il cibo perché non so se lo sapete, ma sono celiaca, quindi mi porto sempre delle cose senza glutine e poi direi che ci siamo per stasera. Ok, ci siamo in partenza. Ovviamente ripresa un po' a cavolo perché sono super in ritardo. Il treno era in ritardo, ovvero il mio era cancellato, quello dopo era in ritardo, quindi sono uscita prima dal lavoro, ma sono riuscita a far tardi lo stesso. Adesso carico tutto su in macchina e partiamo, che sono già quasi le 6 e dovrei già essere dai nostri amici pronta. Allora, non vi ho detto più niente, ma siamo partiti molto velocemente. Adesso siamo fermi in autogrill per finta, perché in realtà stiamo mangiando il pranzo sacco. Il nostro dolcino! Solo per sederci in queste poltrone. Oddio, oddio, cosa ho appena visto? Tu e la poltrona? Perché due di qua e una di là? Prima, Momento perché tesaina prima della nanna. Ma buongiorno ufficialmente. Allora, della giornata di oggi vi dico subito che non vi riprenderò granché perché oggi è sabato e la gara è domani. Tra l'altro c'è un padovani selvatico qua dietro e il vlog è principalmente incentrato sulla gara, quindi domani vi farò la maggior parte del video, magari oggi vi riprendo qualche pezzettino. Adesso non so se andiamo al mare a fare una passeggiatina qua al mare e poi a pranzo, quindi magari vi metto un po' di mare e niente. Outfit del giorno per passeggiatina al mare con le ciabatte. Comunque il mare d'inverno è una di quelle cose che mi mette una tranquillità. Ciao. Niente, siamo felici che siamo arrivati al mare, non so se si nota. Mi sono dimenticata di farvi il video, è arrivato l'antipasto con il carpaccio di tonno che è, cioè, assurdo. Tra l'altro ci hanno portato anche le salsine, il mio pane senza glutine che ho già mangiato, ma questo, cioè, vince su tutto. Sobrissimo fritto con patatine fritte. Ho trovato un bar che fa le cose senza glutine. Vai avanti a pescare gli Momento obiettivi, discussioni, gioco da basta, devi tavolo. Ho scoperto un metterlo gioco da tavolo troppo inventato figo, in non so se lo testa e conoscete, ma vinci. è troppo bello. Quindi Buongiorno, gente! Allora, in realtà sono le 9 e non mi sono appena svegliata, ma siamo già andate con Annina a prendere la colazione per tutti, ovvero le brioche, perché abbiamo scoperto che qua vicino c'è un forno, forse ve l'ho già fatto vedere, che fa le brioche senza glutine. E quindi siamo andate a prendere le brioche e gareggeremo oggi pomeriggio alle 5, quindi possiamo fare molto con calma. Adesso c'è ancora azione, ovviamente gli uomini stanno ancora dormendo, si sveglia solo noi. E niente, quindi stamattina easy, poi dopo pranzo inizio tutta la preparazione, farmi i capelli, truccarmi, eccetera, eccetera. Come vedete,
sono completamente struccata. Scusate, ma non riesco veramente a trovare una luce decente. Adesso mi sono messa davanti alla finestra, ma tra l'altro c'è un tempo osceno e quindi non c'è tanta luce. Io quando faccio video ho sempre in mano il coso dell'osmo, il porta osmo. Volevo soltanto spiegarvi, perché forse all'inizio del video mi avete sentito dire che sarà una gara un po' particolare, e il motivo per cui sarà una gara particolare è perché gareggerò per la prima volta anche da sola, quindi in shine, non in coppia come gareggio di solito. Ho preparato nell'ultimo mese la coreografia di baciata e quindi oggi farò tipo questo debutto in questa nuova disciplina, quindi vedremo come va. Io terrorizzata, io super in ansia, sapete che vi dico sempre tutte le mie sensazioni e niente, quindi ho un po' di ansietta, sono un po' preoccupata, ma adesso andiamo, pranziamo e poi, come vi dicevo, mi trucco, mi faccio i capelli e tutto quanto. Prontissimi per andare al palazzetto, indovinate un po', ero in ritardo e quindi non ho ripreso tutta la preparazione. Comunque c'è tipo in tutti i video vlog delle gare, la potete andare a trovare. Salve! Salve! Io ho un altro video, è più o meno sempre la stessa. Video mare, quanto è bello! Salve! Salve! Siccome ho il vestito nuovo, che dopo vi faccio vedere, mi sono fatta il trucco blu, adesso magari giro la videocamera così vedete meglio. Ho cambiato anche il cosettino in testa e ho fatto la coda. Ho detto la preparazione è sempre uguale, in realtà no, è tutta diversa. Vi faccio vedere il trucco. Ok, non so se si vede, cosa si vede, comunque è diventato blu perché il vestito da verde è diventato blu, anche se in realtà poi mi sono resa conto che quello che utilizzerò per ballare da sola è quello nostro, vecchio, quindi di nuovo verde, anche se sono truccata di blu, non ci formalizzeremo. Andiamo al palazzetto. Siamo arrivati al palazzetto, non so se mi sentite, ma ci siamo messi qua, piccionaia, per cambiarci. In realtà manca ancora un'oretta e mezza. Non io che vi stavo facendo vedere il vestito senza le maniche e senza anche questa, ma... Allora, finisco adesso perché c'era troppo casino al palazzetto mentre mangio la mia cena di mezzanotte. Sono arrivata quinta, incredibile, impossibile. Non ci crede nessuno, neanche io. Comunque, sono molto soddisfatta. E niente, adesso finisco il panino, mi tolgo tutto l'armamentario e poi nanna che sono fatta. Io mi metto sempre in questa posizione che è tipo super bianco, sembro illuminata d'immenso, e con questi fantastici capelli che adesso vado a lavare, è arrivato il momento, direi che traiamo un attimo le conclusioni di questo video e poi vi saluto, perché adesso stamattina ci finiamo di fare le docce, stiamo già un po' sistemando casa e poi partiamo, torniamo verso Milano, ci aspettano un bel 5 ore qualcosa di viaggio, però è lunedì, quindi in teoria
via non trovando incidenti. Non dovremmo trovare tanto traffico. Due parole sulla gara di ieri. Forse questo video è stato un po' sconclusionato e sarà sicuramente anche molto breve rispetto agli altri, perché non lo so, mi sono lasciata prendere da tutto quanto e non ho ripreso granché. Poi, come sapete, come vi dico sempre, al palazzetto c'è sempre la musica, quindi non posso mettervi pezzi di video troppo lunghi, se no YouTube mi prende il copyright e quindi vi ho messo un po' degli spezzoni delle cose. Magari vi metto qui tipo se abbiamo fatto delle foto o cose, perché non ricordo adesso. Poi alla fine ieri sera siamo tornati anche super tardi, era quasi l'una, io mi sono mangiata un panino al volo, poi siamo andati subito a nanna e no, vi dicevo, la gara è andata bene rispetto al solito, sia di coppia sia io da sola. Non mi aspettavo assolutamente di arrivare in finale, prima volta che gareggio da sola, e quindi sono molto felice, sono contenta. Nel frattempo tipo vedo movimenti alle mie spalle, vabbè, vi saluto e vado ad aiutare gli altri a mettere a posto tutto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!